assessore Jalacqua, la giornata degli alberi parte questa grande manifestazione che coinvolge tante associazioni, enti e tante sensibilità. Gli appuntamenti, ma soprattutto un messaggio per i nostri cittadini. Sì, noi abbiamo voluto valorizzare questa festa degli alberi che da quest'anno è ufficializzata il 21 novembre e abbiamo promosso queste due settimane di incontri e di eventi che hanno visto veramente la partecipazione, bene, la partecipazione di tante associazioni, di gruppi, di scuole, e ognuno col suo contributo approfondirà alcuni aspetti. L'amministrazione approfitterà, diciamo così, di queste due settimane per mettere in campo una serie di iniziative che servono a delineare quella che è la nostra politica per il verde urbano, politica che è sempre mancata in questa città. Per cui presenteremo appunto l'attuazione della legge Unabro Progninnato e daremo avvio alla delibera già approvata per il verde bene comune, per l'adozione di spazi verdi, e poi firmeremo la carta amica delle foreste che servirà anche a trasformare gli acquisti del nostro comune in senso più rispettoso dell'ambiente. E quindi gli appuntamenti possiamo trovarli indicati nella documentazione che verrà distribuita e anche su una pagina Facebook. Sì, diciamo il programma è così ricco che farei torto poi a qualcuno se ne citasse alcuno piuttosto che altri. Potrei citare comunque uno per tutte, quella della forestale, la giornata del 21 novembre, che è poi la giornata dedicata alla festa degli alberi, che si terrà a Piazza Cairoli, che sarà anche un modo per tirare un po' le somme di tutta l'iniziativa. Le iniziative che inizieranno all'Orto Botanico il 10 di domenica e finiranno proprio sempre all'Orto Botanico il 24 di novembre. Grazie.